40 giorni dopo la Natività, la Chiesa celebra la festa della presentazione al Tempio di Gesù. È il momento in cui si ricapitola il pieno significato del Natale in una sequenza di gioia pura e profonda. La festa commemora e contempla un evento riportato nel Vangelo di Luca. 40 giorni dopo la nascita di Gesù a Betlemme, Giuseppe e Maria, secondo la pratica religiosa del tempo, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, così come prescritto dalla legge mosaica. In questa occasione la Chiesa celebra anche la giornata della vita consacrata. Lo ha ricordato anche il Vescovo nell'omelia di cui ascoltiamo un brano. Noi crediamo nella fede che Dio ha creato l'uomo e lo ha voluto così come lo ha creato, dunque per la comunione con Lui, il che vuol dire che se l'uomo non raggiunge questa meta, fallisce la propria esistenza. Certo, il peccato aveva intaccato e ha intaccato il cuore dell'uomo. Nel battesimo viene tolto quello d'origine, ma quanta fragilità è presente ancora dentro di noi. Abbiamo il desiderio di essere risanati, ma l'incapacità di risanarci da soli. Desideriamo di poter vivere nella luce, ma non sappiamo essere luce a noi stessi, perché il limite segna la nostra esistenza. Il Cristo diventa invece per noi il senso profondo della nostra esistenza. E allora veramente entra nel Tempio, riempie il Tempio con la sua gloria, ma a quel punto supera il Tempio, perché è entrato dentro il nostro universo creato visibile. Ormai è Lui la presenza grande. E poi insieme alle nostre sorelle, ai nostri fratelli della vita consacrata, beh, celebriamo la grande luce di una vita che diventa testimonianza e segno profetico di ciò che ognuno di noi è chiamato ad essere. Dunque nella vita consacrata noi vediamo realmente questa donazione che l'uomo può e deve fare a Dio, certo in ogni vocazione, ma qui con uno specifico ben preciso, l'anticipazione di quella che sarà la vita di comunione eterna per tutti noi.